I Templari hanno riconquistato l'archivio di Cipro. Abbas non ha inviato rinforzi. È stato un massacro. Oh mio Dio! Maria, quando lasciammo Masyaf 10 anni fa, l'ordine era forte. Ma tutto è stato vanificato. Abbas deve rispondere di questo. Rispondere a chi? Gli assassini obbediscono ai suoi ordini ora. Frena il tuo desiderio di vendetta, Altair. Di la verità ed essi capiranno il loro errore. Ha giustiziato nostro figlio minore, Maria. Merita di morire. Può darsi, ma se non riesci a riprenderti l'ordine con mezzi onorevoli, ne inficerai le basi. Hai ragione. 30 anni fa lasciai che la passione avesse la meglio. E la ferita che ne derivò non si è ancora sanata. Parla ragionevolmente, e gli uomini ragionevoli ti ascolteranno. Alcuni sì, ma non Abbas. Dovevo espellerlo 30 anni fa, quando cercò di rubare la mela. Ma ti sei guadagnato il rispetto degli altri assassini perché l'hai fatto restare. Che cosa ne sai tu? Non eri presente? Ho sposato un magnifico narratore. Guarda questo luogo. Masyaf non è che l'ombra di quello che era. Sei stato lontano per molto tempo. Ma non nascosto. La minaccia mongola andava affrontata e l'abbiamo fatto. Quale uomo può dire altrettanto qui? Dov'è nostro figlio maggiore? Darim sa che suo fratello è morto. Gli ho inviato un messaggio 4 giorni fa. Spero che l'abbia già ricevuto. Abbas, mi fa quasi pena. Porti il rancore come fosse un abito. Ha una ferita profonda. Udire la verità gli sarà d'aiuto. Girando per queste strade avverto paura fra gli abitanti. Non amore. Abbas ha rovinato questo posto, privandolo di ogni gioia. Potremmo andare incontro alla morte, Maria. Forse. Ma ci andremo insieme. Lasciateli parlare! Vogliamo la verità su nostro figlio Sef. Perché è stato ucciso? È la verità che volete? Oppure una scusa per la vendetta? Se la verità ci offre una scusa, agiremo in suo nome. Consegna la mela, Altair, e ti dirò perché tuo figlio è stato messo a morte. Ah, la verità viene a galla.
Abbas vuole la mela per sé, non per aprirvi la mente, no, ma per controllarla. Hai posseduto quel manufatto per 30 anni, Altair, dilettandoti col suo potere e serbandone i segreti per te. Ti ha corrotto. Molto bene, Abbas. Prendilo. Cosa? Prima di uccidere tuo figlio, gli ho detto che eri stato tu a ordinarlo. È morto credendo che tu l'avessi tradito. Altair! Altair! No! Forza, Altair. Maria. È posseduto! Uccidetelo! Prendete la mela, ora! All'inseguimento! L'ha trovato! Dove conti di scappare? Padre, mi è giunto il messaggio. Che è successo? Darim, va via! Sono tutti impazziti. Dobbiamo andare. Abbas non deve impossessarsi della mela. Se vi servono pugnali, prendeteli. Davanti a voi! Mia madre dov'è? Non c'è più, Darim. Mi spiace. Come? Che cosa? Dopo. Prima combattiamo. Fratelli, non dobbiamo batterci. Scordati la ragione, sono avvelenati dalle menzogne. Dobbiamo andare subito! Presto! Attenzione! Ma che... Devo andarmene da qui! Io non voglio saperne nulla. No! Non possiamo farci prendere! È stato Abbas a uccidere mio fratello. Ha ucciso tuo fratello, Malik e molti altri. Quello è un pazzo.
Un pazzo con un'armata. Morirà. Un giorno la pagherà. Seguitemi. Dio mi salvi. Assassino! No! No! Dove sono le guardie? Assassino! Da questa parte. Che Dio mi aiuti! Accidenti! Devo andarmene via, subito! Ma che? Devo andarmene da qui. Correte! Correte via! Vile bestia! Stammi lontano! Accidenti! Meglio svignarsela! Allerta! Meglio fuggire di qui, presto! Qualcuno chiami le guardie! Passa a uccidere mio fratello. La mela sarà mia, Altair! E avrò anche la tua testa! Per tutto il disonore che hai gettato sulla mia famiglia! Non fuggirai per sempre! Né da noi, né dalle tue menzogne! Maria... amore mio... Ottime notizie, Claudia. Adesso ho un nome. Manuele Paleologo, nipote di Costantino XI, il deposto imperatore bizantino. Sono quasi certo che ci sia lui a capo dei Templari. Ora il mio compito è interrogare un giannizzero traditore di nome Tariq Barleti e scoprire dove staziona l'armata Templare. Fino ad allora, Sofia ed io continueremo a cercare l'unica chiave che rimane nascosta. So che le mie possibilità si riducono ogni istante che passa. Purtuttavia ci sono giorni in cui non riesco a fare meno di trascorrere qualche ora con lei, ad ascoltare la sua voce e contemplare il suo viso animarsi di gioia mentre parla di ciò che la appassiona. I suoi libri, la sua città, i suoi ricordi. Non posso fare a meno di pensare che sarà un peccato quando troverò l'ultima chiave.